Scende la sera, l'uomo è smarrito e impaurito. Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo remare insieme. Dio, non lasciarci in balia della tempesta. Ecco, sono queste le parole scelte da Papa Francesco in queste giornate drammatiche e in una situazione spettrale di Piazza San Pietro. Le immagini ci portano a una persona con poche forze che dimostra come se si facesse carico di tutto il malessere mondiale, di tutte le persone che soffrono in questo momento, che si inginocchia alle porte del Vaticano per chiedere a Dio di far finire tutto questo. E chi meglio di lui, l'uomo più vicino a Dio, può chiederglielo. Ecco, io in questi giorni, in queste settimane, ho visto appunto un fallimento della scienza, nel senso, non fermate le mie parole, perché la scienza ci permette ogni giorno di salvare molte vite. Ogni giorno, quotidianamente, i sanitari, infermieri, dottori, con il loro lavoro stanno salvando tantissime vite e continuano a farlo giorno dopo giorno senza avere i riconoscimenti adatti per questo tipo di lavoro in questa determinata situazione. Ma la scienza, secondo me, ha fallito perché non riesce a darci le risposte su molte cose, su come è partito il coronavirus, sul perché tutti questi morti, sul numero dei contagi. Si parlava del rapporto tra tamponi, numero dei tamponi, numero dei contagi. Lo stesso Borrelli ha detto che il bollettino che ogni giorno la Protezione Civile fa uscire alle 18 non ha più senso, perché il censimento perde di significato, il numero dei contagi potrebbe essere 10 volte più grande, quindi far arrivare i contagiati a un numero di 600.000, 800.000. Quindi in un periodo storico in cui comunque la scienza ha avuto il monopolio su tutte le risposte, vediamo uomini importanti della nostra vita, della nostra società, come il nostro Premier, che fa riferimento alla nostra solitudine, alla nostra coscienza, di usare questi momenti per riflettere e pensare sui nostri sbagli, riflettere sui nostri sbagli e progettare qualcosa per il futuro, sull'immediato, perché la solitudine, come dice De André, può portare a forme straordinarie di libertà. Poi troviamo Mattarella, che fa leva sulla coscienza italiana di popolo, di essere solidale, di continuare così tutti insieme, però non solo tra di noi, con l'Europa bisogna essere solidali. E un altro uomo, un tecnico, uno scienziato dell'economia come Draghi, con un'intervista come la sua a The Financial Times, è un motto alla solidarietà. Le sue parole sono un motto alla solidarietà tra i paesi europei, tra i cittadini europei, tra i cittadini mondiali, perché la pandemia è arrivata anche negli Stati Uniti d'America e ha avuto un numero di contagiati altissimo, superato pure il numero di contagiati della Cina e dell'Italia. Quindi dobbiamo unirci tutti insieme, perché la globalizzazione porta anche questo. Tutto e di tutti, anche le catastrofi, ed è giusto che sia così. Non dobbiamo farci la guerra l'uno con l'altro per l'approvvigionamento di due mascherine in più. È sbagliato. E le parole del Papa sono indirizzate appunto per far capire agli uomini che in questo momento siamo tutti uguali, perché la malattia e la morte sono la forma più democratica che esiste. Perché tutti siamo colpiti, tutti. Ne è un esempio il contagio del principe Carlo, ne è un esempio del contagio di Boris Johnson, ne è un esempio il contagio di tutti quegli anziani che quotidianamente risultano positivi e quotidianamente ci lasciano. Quindi in queste giornate drammatiche penso che l'immagine di Papa Francesco inginocchiato
davanti alle porte del Vaticano, in una piazza spettrale, diventerà l'immagine, diciamo, simbolo di questo periodo storico. Ecco, volevo condividere questo pensiero con voi in questa nuova puntata di Rock Politic, una puntata di pensiero, e vorrei sapere cosa ne pensate. Grazie.